Cittadella della Giustizia, bocciato progetto Pizzarotti. Con una sentenza il Consiglio di Stato conferma il no all'affidamento all'impresa di Parma per la realizzazione della cittadella giudiziaria del capoluogo pugliese. Emiliano fa crack. Sospetta rottura del tendine di Achille per il governatore della Puglia all'infortunio mentre ballava durante una convention in Calabria. Hakim Nasiri consegnato alla giustizia, catturato in casa di amici a Bari, il latitante afghano accusato di terrorismo. Il postino pedofilo, il nostro focus con gli esperti del servizio di psicologia dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII sui pericoli del web, sempre più gli adolescenti che finiscono nella rete di pedofili e riscatori. Buonasera, bentrovati in diretta dalla redazione di Telebari. Saremo un'ora in vostra compagnia per commentare insieme i principali fatti della giornata. In primo piano una notizia di poche ore fa: il Consiglio di Stato mette la parola fine sulla vicenda della cittadella giudiziaria di Bari. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso per la revocazione della propria precedente sentenza, confermando così il no all'affidamento all'impresa Pizzarotti della realizzazione della cittadella giudiziaria del capoluogo pugliese. La sentenza rivela tra l'altro che l'esecuzione non può non tener conto di quanto dice una sentenza della Corte di Giustizia, che abbia ritenuto in contrasto con la normativa europea le modalità con cui la realizzazione era stata affidata senza gara all'impresa. Adescava minorenni sul web fingendosi una giovane donna in manette e un postino di Bari con l'accusa di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Tutto è partito dalla denuncia di una mamma di Vercelli che aveva scoperto suo figlio minorenne nudo durante una conversazione Skype. Risalendo al contatto, la donna aveva denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, che subito hanno individuato l'uomo quarantenne residente nel capoluogo pugliese. Infortuni per Michele Emiliano mentre balla la pizzica. Il presidente della Regione Puglia ha avuto un incidente al piede destro durante una visita al comune di Acqua Formosa a Cosenza, dove stava verificando le modalità di accoglienza dei migranti. È stato lo stesso presidente pugliese a postare sulla sua pagina Facebook il video dell'incidente, rassicurando così i cittadini sul suo stato di salute. Vediamo. È stato arrestato a Bari, si era nascosto in casa di alcuni connazionali, il 25enne afghano Hakim Nasiri, sospettato di far parte di una cellula terroristica. I militari dei carabinieri del ROS del nucleo investigativo di Bari lo cercavano da ieri mattina dopo la decisione della Cassazione che aveva confermato l'arresto per il 25enne Nasiri, attualmente in carcere a Bari. Era stato fermato a maggio scorso con l'accusa di terrorismo internazionale e poi scarcerato dopo 3 giorni. Voli da Bari diminuiscono i numeri ma aumentano i costi, mettendo in seria difficoltà chi viaggia per diletto, ma soprattutto chi lo fa per lavoro. Una partenza improvvisa, un'esigenza immediata di raggiungere altre città italiane, come Roma. 481 i chilometri che separano la capitale dal capoluogo pugliese. Tra la macchina e i pullman, tra cui gli ultimi arrivati, Flixbus e i treni, il mezzo più veloce, si sa, è l'aereo. Ma quanto viene a costare un volo di andata e ritorno? Prendiamo come esempio questo weekend. La scelta delle compagnie ricade necessariamente su Alitalia e Ryanair, le uniche due che effettuano voli diretti. Nel primo caso, partendo dalle 6.30 da Bari di domani e tornando alle 9.15 di domenica 9, viaggiando in classe Economy Light, ovvero la più conveniente, il costo è di 232 euro. Ma se provassimo a optare per orari più comodi, il costo salirebbe 389 euro. E stiamo parlando della classe più economica. Se scegliessimo l'Economy Flex, ovvero la prima classe, si arriverebbe anche a spendere 844 euro. Ma proviamo a cercare un volo sul sito della Ryan, la compagnia low cost, che ha deciso però da questa settimana di tagliare la tratta pomeridiana, causa aumento del 14% dei costi aeroportuali imposti dai aeroporti di Roma. Si è passati dunque da 38 a 28 voli settimanali. Si può viaggiare di prima mattina o in tardi
tarda serata. Ma tornando al costo del biglietto, si va da un minimo di 76,29 a un massimo di 143,61 euro. Decisamente più economico rispetto all'Alitalia, ma con orari certamente più sacrificati. Voli in partenza da Bari, troppo costosi, un anno fa circa era partita la campagna, nulla insomma è cambiato, soprattutto per le aziende che in questo momento cercano di rimettersi in pari. Questo cosa significa? Beh, rimane un problema. Ora, da tutte le interlocuzioni fatte, si sostiene che il problema è un problema di prenotazione, cioè quanto più riesce a prenotare presto il volo, tanto più riesce ad avere una tariffa conveniente. Il problema nostro, abbiamo posto più volte, è che in realtà proprio per le opportunità di lavoro che oggi devi cogliere al volo, no? Non puoi programmare per tempo, abbiamo questa necessità di lavorare a breve. Anche il treno rappresenta una buona possibilità, però in particolare io ieri, con tutti i problemi che c'erano, tutte le tratte erano completamente piene del treno, quindi non c'era possibilità di viaggiare. Un imprenditore medio quanto può arrivare a spendere in un mese? Beh, se è un imprenditore che lavora in tutta l'Italia e ha necessità di raggiungere le zone dove sta intervenendo, in un mese parliamo di qualche migliaio di euro, tranquillamente qualche migliaio di euro, perché basta un paio di tratte avanti e dietro, già facilmente arrivi a 1.000 euro. Quindi se in un mese sicuramente puoi viaggiare anche 2 o 3 volte, arrivi a spendere somme assolutamente importanti. E torniamo sulla cronaca. I carabinieri hanno fatto luce sulla sparatoria che il 10 marzo scorso ha visto coinvolta una coppia di giovani sopravvissuta quasi per miracolo nei pressi del campo sportivo di Bitonto. Le prime indagini avevano portato all'arresto del suocero del ragazzo Cosimo Cassano, 56 anni pregiudicato di Bitonto, ma il quadro non era chiaro agli inquirenti. Indagini successive hanno accertato anche la responsabilità nel delitto della figlia di Cosimo Cassano, Maria Adelaide, arrestata oggi. Oggi la giovane donna, con la complicità del padre, aveva organizzato l'agguato per una vendetta personale nei confronti del suo ex marito. E siamo al nostro live, il nostro viaggio di Confindustria tra le aziende considerate eccellenze del territorio pugliese. Questa volta siamo nel settore della comunicazione. L'azienda è la Meeting Planner di Bari. Vedo è collegato per noi già Roberto Maggi. Buonasera Cristina, proseguiamo il nostro viaggio all'interno delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio. Oggi siamo all'interno di un'agenzia che progetta convegni. Accanto a me Maddalena Milone, che è l'amministratore unico della Meeting Planner di Bari. Buonasera, quando parliamo di progettazione che cosa si intende? Sì, buonasera. Noi siamo proprio specializzati in questo, in progettazione degli eventi formativi. Significa avere ben chiaro un risultato da raggiungere, un obiettivo, e ideare un format che consenta il raggiungimento di quell'obiettivo, perché tutti gli eventi hanno un obiettivo, devono averlo, se no per noi non sono classificati come eventi, e in modo particolare per la formazione. Quindi avere ben chiaro un obiettivo e disegnare un format per poterlo raggiungere. Ecco, dietro l'organizzazione e la progettazione di un convegno c'è un grandissimo lavoro. Vedo che qui alle nostre spalle ci sono tante persone che stanno ideando, lavorando, stanno facendo tantissime cose. E da un punto di vista appunto dell'organizzazione, voi non siete soli, cercate di organizzarvi anche con altre agenzie, di fare rete in qualche modo. Sì, siamo stati promotori e fondatori nel 2013 della prima rete di imprese nazionale del settore congressuale. Con altri 8 colleghi abbiamo fondato Meet in Action Italia. Adesso abbiamo 8 sedi operative, 8 branch office in tutta Italia appunto, e ci occupiamo della promozione dell'Italia per lo svolgimento di congressi ed eventi dall'estero. E partecipiamo insieme anche a bandi, sviluppiamo progettualità appunto tutti insieme grazie alle nostre competenze trasversali. Ci siamo scelti e abbiamo scelto di continuare questa avventura insieme proprio perché ognuno ha la sua specifica competenza. Allora magari tra pochissimi minuti vedremo un po' come funziona da un punto di vista operativo appunto la progettazione di un evento di questo tipo. Ci ritroviamo tra pochissimi minuti sempre dalla Meeting Plan di Bari. Grazie Roberto, a tra pochissimo, e noi torniamo a parlare del PIRP di San Marcello. Vediamo a che punto sono i lavori in questo servizio.
Spostamento dei 10 alberi di Ippo Cassano Rosso reimpiantati nel terreno di Villa Giustiniani ai lati delle colonne del viale d'ingresso con l'ok della sovrintendenza. Tutto pronto per l'avvio dei lavori per la nuova piazza e per la sede del Municipio II nell'ambito del più ampio programma di riqualificazione del PIP di San Marcello, con depositi, archivi, locali tecnologici e l'annessa piazza antistante. Tutto sbloccato sia per le opere pubbliche che per quelle private. Si attendono piccole autorizzazioni per lo spostamento dei sottoservizi. Cominceremo anche dalla parte interna delle sistemazioni, dando priorità alla realizzazione del campetto polifunzionale che deve sostituire il campo che verrà eliminato. Quindi diciamo che ora siamo veramente in una fase attuativa del piano. Per quanto riguarda in maniera specifica la sede del municipio invece? Anche qui abbiamo tutte le autorizzazioni, quindi questo è un cantiere unico in realtà, che è il cantiere che riguarda tutta la piazza accanto alla chiesa di San Marcello. Quindi adesso procederemo alla recinzione delle aree così come definite con il comune. E Bari, come Chinatown, la zona della stazione è presa letteralmente d'assalto da commercianti cinesi. Vediamo. Nel 2010 erano 37, nel 2012 56, lo scorso anno 128. Si è triplicato nel giro di 6 anni il numero di negozi cinesi presenti a Bari e già alla fine del 2017 i numeri potrebbero aumentare in maniera considerevole. Concentrati per lo più nel centro cittadino, soprattutto nei pressi della stazione, offrono oramai qualsiasi tipologia di prodotto, dall'abbigliamento al food, passando per la tecnologia. I prezzi sono convenienti e vengono letteralmente presi d'assalto. Si tratterebbe di concorrenza sleale per molti commercianti baresi, ma oramai è un dato di fatto. Nel capoluogo pugliese esiste una vera e propria Chinatown. Nei primi isolati di Via Melo era mai difficile trovare un negozio italiano, ristoranti e anche market per chi vuole poi cimentarsi in casa con la cucina straniera. Ma i cinesi non sono i soli ad aver colonizzato parte del tessuto commerciale locale. Bengalesi e indiani non sono da meno. E dall'amministrazione comunale già pensano come utilizzare il nuovo trend dell'economia. L'attenzione è puntata su Via Manzoni, che presto potrebbe trasformarsi nella via del gusto, etnie diverse per far rivivere una zona dimenticata. E anche quest'anno Vivi Città torna a Bari. L'appuntamento con la manifestazione podistica è fissato per domenica 23 aprile con partenza alle 10.30 da Largo 2 Giugno, ma in questa 31esima edizione sono tante le novità. Non vince chi arriva primo, vince chi c'è. Tutto pronto per la 31esima edizione di Vivi Città, la manifestazione podistica organizzata dalla WISP Bari in collaborazione con la SD Bari Road Runners. Per i più allenati la possibilità di cimentarsi con la corsa competitiva di 12 km, mentre agli amatori saranno dedicati due corse non competitive, di 12 e 4 km. Il percorso si snoderà nelle vie principali della città. Gli iscritti alla festa dello sport avranno in dotazione un kit completo di magliette, pettorine, medaglie e attestati di partecipazione. Il costo dell'iscrizione, 12 euro, verrà parzialmente devoluto ai bambini di Aleppo, in Siria, grazie al supporto dell'UNICEF. Ma non solo domenica, Vivi Città si articolerà nell'intero fine settimana. Sabato 22 aprile, presso Largo 2 Giugno, sarà allestito un Open Village, dove una serie di attività ludiche intratterranno i partecipanti per tutta la giornata. Ampio anche lo spazio dedicato agli amanti delle due ruote, con uno stand della Fondazione Marco Simoncelli Onlus, in cui verrà esposta una riproduzione della moto del pilota e un suo casco autografato da Valentino Rossi. Per iscriversi basta recarsi in uno dei tanti punti di iscrizione oppure consultare il sito web www.vivicita.eu. E siamo alla musica. J-Ax e Fedez fanno impazzire il Pallaflorio e Comunisti con il Rolex hanno mandato letteralmente in visibilio il pubblico durante la loro tappa barese tra Hit e Lancio di Coriandoli. Vediamo. Thank you.
E noi ci lasciamo per qualche minuto, restate con noi perché commenteremo i principali fatti della giornata insieme con il giornalista Michele Marolla. Bentrovati in diretta dagli studi di Telebari, siamo in compagnia del nostro amico Michele Marolla per commentare insieme i principali fatti della giornata. Ciao Michele. Allora, una notizia di poche ore fa, il Consiglio di Stato chiude la vicenda sulla cittadella della giustizia di Bari, conferma il no all'affidamento all'impresa Pizzarotti per la realizzazione del polo giudiziario di Bari. Insomma, si chiude un capitolo di una vicenda intricata. Di una vicenda lunghissima peraltro, cioè intricata, lunghissima, piena di denunce, querele, ne sanno qualcosa alcuni colleghi, cioè è successo di tutto in questa storia della cittadella della giustizia. È bene che si faccia finalmente il punto, si metta la pietra o se volete, come si dice a Bari, un chiancone sulla vicenda. Però attenzione, cioè, io mi auguro che questo possa facilitare in qualche modo l'individuazione di una soluzione per il problema del Palazzo di Giustizia. Anche perché è impensabile avere degli uffici dislocati, non solo dislocati, ma anche inagibili, abbiamo visto. Certo, è una situazione drammatica. Mai risolta nonostante i numerosi appelli del procuratore capo di Bari. Esatto, Cristina, cioè è una situazione complicatissima, non si riesce a venire fuori. Forse serviva questo stop definitivo, perché diciamo che adesso libera completamente tutte le energie per la ricerca di soluzioni adeguate. Se poi queste soluzioni, e ce ne sono tante in cantiere, tra annunci... Ci sono tante proposte, tanti progetti, tante imprese che si sono fatte avanti si sono per la realizzazione della cittadella della giustizia. Come al solito, molti e troppi annunci di che poi non hanno come seguito la soluzione reale del problema, e intanto continuiamo ad avere una giustizia, come intendo come sedi della giustizia, che definire di serie B è veramente un eufemismo, direi quasi che siamo alla, se non alla categoria promozione, alla prima categoria, insomma, siamo in condizioni disperate, gli uffici giudiziari sono in condizioni disperate, la giustizia viene amministrata in ambienti totalmente inadatti, non solo per chi ci lavora, ma anche per chi accede a quegli ambienti. Voglio ricordare una cosa per tutte, la famosa sezione lavoro, come è combinata, non andateci perché vi viene lo sconforto davvero. E domani ci sarà proprio un incontro, una conferenza stampa degli avvocati del lavoro sulla questione del trasferimento appunto della sede. Certo. Allora, un cenno alla politica. Abbiamo visto, a proposito di annunci, un cenno alla politica con il congresso PD. Insomma, abbiamo visto che Bari ha riconfermato la fiducia all'ex premier Renzi, che tra l'altro dopodomani, sabato, sarà proprio a Bari per ringraziare i suoi elettori. Tutto sommato in Puglia non è andata neanche Maglia ad Emiliano, se non fosse per l'infortunio di questa mattina. Emiliano era per una convention a Cosenza in Calabria, stava ballando una tarantella e si è fatto male, probabilmente si è rotto il legamento di Achille. Questo sicuramente è una bruttissima notizia, perché ci ha lasciato insomma, un po'. Cioè, non è veramente è quasi il simbolo di quello che sta accadendo a livello politico, in qualche modo, cioè è l'estrema sintesi di quello che sta accadendo a livello politico al povero Michele Emiliano, al quale ovviamente auguro un'immediata guarigione, ma conoscendo la sua tempra sono sicuro che insomma, si riprenderà, nonostante la gravità dell'infortunio, si riprenderà abbastanza presto. Con una battuta da barese direi che è stata la tarantella, è stata fatale, e lui dovrebbe ecco, dovrebbe, stiamo vedendo le immagini saperlo, in questo momento, lui stesso Emiliano ha mandato un messaggio per rassicurare i cittadini. Emiliano ha ricevuto anche una telefonata, tra l'altro, da Renzi. Ha detto Renzi: ho chiamato Emiliano per fargli gli auguri dopo il suo piccolo incidente. Insomma, si apre già un piccolo dialogo tra i competitor. Beh, insomma, mi dispiace che ci fosse che sia stato bisogno di questo incidente per aprire il dialogo, quantomeno un rapporto, diciamo, un po' più corretto, umanamente corretto. Questa è una brutta storia.
Per quanto riguarda gli aspetti politici, c'è chi sta festeggiando, o meglio, c'è chi è soddisfatto di come sono andate le cose e si chiama Antonio De Caro, ovviamente, che ha avuto modo di confermare il suo peso specifico all'interno del PD, innanzitutto su Bari e poi anche, anche a livello regionale, perché non era assolutamente prevedibile che Renzi potesse raggiungere il risultato che poi ha ottenuto. Insomma, il 30 aprile sarà una sfida tre, Renzi, Emiliano, Orlando, non era poi così scontato fino a qualche giorno fa? No, non era poi così scontato, anche se secondo me alla luce di quello che, di quelli che sono i risultati vedo molto difficile che Orlando e ancora più difficile che Emiliano possa come dire, contendere la leadership del partito a Matteo Renzi. Cosa succederà, Michele, secondo te, al di là dei pronostici? Insomma, si finiranno di fare guerra i competitor tra loro? No, perché questo... Allora, ci sarà un'apertura al dialogo o no? La vedo molto difficile, l'apertura. Secondo me si va ad una prova di forza, ma d'altro canto Emiliano questa prova di forza l'ha cercata sin dall'inizio, cioè lui è rimasto nel PD, non è andato via con i scissionisti per contarsi, per valutare il suo peso all'interno del partito e per poter dire io sono l'antagonista di Matteo Renzi. Poi è spuntato Orlando e questo ha un po' guastato i piani al governatore pugliese. Io mi auguro che più che un'apertura tra i contendenti ci sia un confronto vero, cioè sui temi, sugli argomenti. Sui temi che riguardano esatto, chiaramente la politica italiana e non solo. È uno dei partiti più importanti in Italia, era il più importante, probabilmente stando ai sondaggi potrebbe essere il secondo partito italiano. Vabbè, al di là di questo, poi i sondaggi sono sempre un po' diversi da quello che si va a mettere nei voti che si mettono nelle urne. Però non è pensabile che questo paese possa fare a meno di un PD che abbia una linea chiara, definita, sulla quale gli elettori poi devono esprimersi, sì, ovviamente. E fare le proprie valutazioni, chiaramente certo, le proprie scelte. Certo. Michele, restando un attimo sui temi della politica, però adesso ci spostiamo sulla politica regionale, non possiamo non commentare la decisione del TAR del Lazio che ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Regione Puglia sull'espianto degli ulivi a San Basilio, sul cantiere di San Basilio a Lecce, per la realizzazione del famoso gasdotto. Gli ambientalisti hanno insultato, però sì, sicuramente però una questione controversa. Senti, questa, senza voler entrare nel merito della vicenda, espianto sì, espianto no, che non, a questo punto sinceramente non mi interessa, perché poi si è detto di tutto su questa vicenda, io farei una valutazione sulla giustizia italiana per la quale non c'è certezza. Non c'è, tutto è possibile. Cioè la giustizia sembra diventata come la politica, l'arte del possibile. Cioè c'è una decisione, poi viene ribaltata e poi il Consiglio di Stato ribalta ulteriormente la decisione. Insomma, è un percorso ad ostacoli per qualunque tipo di iniziativa si vada a fare. Allora, partiamo dal presupposto che la tutela dell'ambiente è al primo posto e siamo tutti d'accordo. Però la certezza del diritto serve ad esempio agli imprenditori, prima c'era De Bartolomeo che parlava delle difficoltà di fare impresa, di potersi spostare. La certezza del diritto è un'altra di quelle cose che servono agli imprenditori, sono fondamentali non solo agli imprenditori come persone, ma agli imprenditori come attori sociali e quindi del cambiamento e dello sviluppo di questa società, per poter definire con certezza gli investimenti e le ricadute che questi investimenti poi hanno. Viviamo in una società capitalistica, nel senso non più deteriore, migliore del termine direi, e quindi dobbiamo avere delle regole adeguate a questo modo di fare, a questa società, altrimenti rimettiamo tutto in discussione, beh allora facciamo una vera e propria rivoluzione e azzeriamo tutto e ripartiamo. Utopia chiaramente, perché dobbiamo confrontarci poi con i mercati esteri, dobbiamo confrontarci con la mancanza di lavoro, dobbiamo confrontarci con tutta una serie di problematiche che rischiano
di non di frenare lo sviluppo, ma di farci andare ulteriormente indietro nello sviluppo di questa società. Michele, a proposito di Puglia che vuole fare impresa, continua il nostro viaggio di Confindustria tra le aziende considerate da Confindustria Bari e BAT eccellenze del nostro territorio. Noi questa volta siamo nel settore della comunicazione, l'azienda è la Meeting Planner di Bari, siamo in collegamento con Roberto Maggi. Roberto, vengo da te. Sì Cristina, siamo di nuovo nella sede della Meeting Planner con il suo amministratore unico Maddalena Milone. Dicevamo prima, abbandoniamo un po' la concezione del congresso con le persone sedute alle sedie, è una cosa molto statica. Oggi ci sono dei nuovi metodi, parliamo di innovazione anche all'interno dei congressi. Per esempio vedo alle sue spalle ci sono dei mattoncini Lego. Sì, questo è un esempio molto pratico di un format molto coinvolgente, molto dinamico che stiamo utilizzando. Abbiamo sviluppato insieme ad un facilitatore certificato Lego Serious Play, perché di questo si tratta, lui si chiama Fabrizio Faraco, il primo format Lego Serious Play applicato all'ambito medico-scientifico. Quindi i nostri partecipanti, i medici, invece di trovarsi la platea, si troveranno dei tavoli tondi con i mattoncini e costruiscono la loro opinione relativa ad un problema che devono risolvere. Cioè, proviamo a fare un esempio concreto. Come può all'interno di un congresso utilizzarsi un elefantino, per esempio? Beh, un elefantino può stare a significare tante cose. La metodologia Lego, che è una metodologia scientificamente provata, porta a ragionare insieme sulle soluzioni, quindi a proporre delle soluzioni co-create dal gruppo. E quindi si vede come un elefantino può diventare un paziente che ricorda troppo, oppure il leone può diventare un paziente molto aggressivo, così come un semplice mattoncino può diventare il simbolo della burocrazia. Abbiamo visto anche questo. E invece vedo che qui accanto, a proposito di mattoncini, abbiamo un cubo che però è un oggetto di cui vorrei capire anche un po' l'utilizzo. Che cos'è? È morbido, prima sì, di tutto. È morbido, in gomma piuma. Questo è un microfono, è un altro strumento che abbiamo utilizzato all'interno dei nostri eventi formativi per coinvolgere i partecipanti. Il moderatore, facilitatore, diciamo il conduttore dell'attività formativa lancia questo microfono alla platea e quindi porgendo una domanda lancia alla platea, tutti sono obbligati a farsi un'idea sulla risposta da fornire, è molto semplice, anche divertente, funziona così. Ecco. E fornisce la risposta. Quindi in questa maniera si coinvolge anche la persona che sta ascoltando, se li arriva in testa poi tanto è di gomma piuma. Assolutamente, che lo può lanciare ad un'altra persona e quindi coinvolgere a sua volta tutto l'uditorio in maniera divertente, appunto coinvolgente e sempre un microfono. Bene, ci ritroviamo sempre tra pochissimi minuti dalla Meeting Planner e andremo a vedere anche qualche altro aspetto di come lavorate, appunto perché innovazione poi riguarda questi aspetti, però ci sono anche tante altre cose di cui si può parlare, che si possono citare. Ci ritroviamo tra pochissimi minuti sempre da qui, da Bari. Grazie Roberto. Insomma Michele, immaginiamo un po' i nostri politici seduti sui mattoncini Lego piuttosto che sulle poltrone e qualche microfono volante per gli interventi della platea. Comunque sicuramente è innovativo, e originale. Sì, assolutamente. Ma io immagino i politici seduti sui mattoncini Lego giusto per rendergli un po' scomoda la poltrona, mica per altro. Queste sono metodologie molto interessanti, è un modo diverso di apprendere, di aggiornarsi e di riqualificarsi. Ricordo qualche anno fa ho conosciuto un collega che poi è entrato nel mondo della formazione che utilizzava per coinvolgere il pubblico un pupazzo di una scimmia, ecco, e lo tirava sul pubblico. Tira la scimmia, era un altro gioco di questi coinvolgenti. Allora, più che giochi coinvolgenti, parliamo adesso di invece brutti giochi per bambini. Sappiamo oggi è stato arrestato un postino a Bari per pedofilia sotto falso profilo di una donna, aveva adescato un minorenne. La polizia postale è arrivata a identificarlo grazie proprio alla denuncia di una mamma di un bimbo di Vercelli che aveva visto suo figlio nudo sul divano in collegamento Skype con questa persona, con l'adescatore.
Bisogna denunciare. Cioè, il web è, purtroppo è uno strumento bellissimo, utilissimo, ma è anche uno strumento che viene utilizzato da truffatori di ogni genere, in questo caso da un violentatore, perché qua stiamo parlando di violenza sessuale. I genitori non possono lasciare i figli da soli davanti al computer. Questo deve essere il messaggio più forte che può partire da questa vicenda. Bene ha fatto la mamma ad osservare i comportamenti del figlio, ed è bene che tutti i genitori facciano questo. Soprattutto perché i bambini restano sempre più soli per ore nelle case, si chiudono magari in cameretta e il genitore non sa cosa il figlio sta facendo. È molto utile anche utilizzare dei filtri. Basta rivolgersi ai centri specializzati, che sono anche online, centri di aiuto, per inserire dei filtri che impediscano una navigazione, un certo tipo di navigazione, però il filtro più importante è quello familiare. Il primo filtro è la famiglia, famiglia, i genitori. E soprattutto il dialogo con i propri figli, con i ragazzini, con le ragazzine. Parlate con i vostri figli, parlate. Non stancatevi di parlare. Piuttosto che chattare e stare voi genitori per primi a chattare su WhatsApp, piuttosto che su Messenger, o a vedere quanti like, quanti mi piace ha avuto la vostra fotografia o il vostro post su Facebook, ecco, parlate con i vostri figli, è molto meglio. Bene, con questo invito noi ringraziamo Michele Marolla per essere stato con noi. Grazie Michele, qualche secondo di pubblicità, torniamo ancora insieme con nuove notizie. Cittadella della giustizia, bocciato progetto Pizzarotti. Con una sentenza il Consiglio di Stato conferma il no all'affidamento all'impresa di Parma per la realizzazione della cittadella giudiziaria del capoluogo pugliese. Emiliano fa crack. Sospetta rottura del tendine di Achille per il governatore della Puglia, l'infortunio mentre ballava durante una convention in Calabria. Hakim Nasiri consegnato alla giustizia, catturato in casa di amici a Bari, il latitante afghano accusato di terrorismo. Il postino pedofilo, il nostro focus con gli esperti del servizio di psicologia dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII sui pericoli del web, sempre più gli adolescenti che finiscono nella rete di pedofili e riciclatori. Bentrovati in diretta dalla redazione di Telebari in primo piano. Una notizia di poche ore fa: il Consiglio di Stato mette la parola fine sulla vicenda della cittadella giudiziaria di Bari. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso per la revocazione della propria precedente sentenza, confermando così il no all'affidamento all'impresa Pizzarotti della realizzazione della cittadella giudiziaria nel capoluogo pugliese. La sentenza rileva tra l'altro che l'esecuzione non può non tener conto di quanto dice una sentenza della Corte di Giustizia, che abbia ritenuto in contrasto con la normativa europea le modalità con cui la realizzazione era stata affidata senza gara alla impresa. Diritti sociali per tutti e per tutte. I migranti residenti a Bari si sono radunati questo pomeriggio in Piazza Umberto per manifestare contro il decreto Minniti. Al centro della protesta anche le situazioni dell'ex Socrate e del Ferrotella, attualmente occupati da alcuni gruppi ma sprovvisti dei servizi essenziali. I dettagli nel servizio di Roberto Maggi. L'Italia ci ha rovinato. Se avessimo potuto saremmo scappati in Svezia o in Germania.
Tamer è un migrante originario dell'Eritrea. Dal 2009 vive nell'ex Socrate a Bari. Come lui, in tanti dei più svariati paesi di provenienza, sono scesi in piazza per protestare contro il piano Minniti, ma soprattutto per chiedere dignità per la loro permanenza in Italia. Buona parte di loro proviene da paesi in guerra ed è qui come richiedente asilo. In Italia ha fatto il primo riconoscimento e, come stabilito dalla Convenzione di Dublino, è costretto a rimanere sul territorio nazionale per conservare la qualifica di richiedente asilo. Quando ho avuto il documento ti chiedono 50 euro per avere il passaporto. Tu paghi 50 euro, ti danno permesso di soggiorno e il passaporto e poi ti cacciano, vai via. Dal CARA. Tu devi andare, non c'hai soldi, non c'hai famiglia, non c'è... Stiamo dormendo qua, proprio qua. Questa zona era nostra casa, 2008-2009 sto dicendo, perché qualcuno ti dicono proprio così. Che voi prendete 30 euro, 35 euro al giorno, ma noi non esiste che prendiamo neanche 35 centesimi. Noi lavoriamo ogni tanto, chiamata a nero. Guadagniamo qualche soldi per la spesa, per la bocca, basta. Il piano Minniti prevede la semplificazione delle procedure di espulsione e l'abolizione dei CIE con la creazione di 18 centri di permanenza per il rimpatrio. Le associazioni che seguono i migranti a Bari si sono espressamente opposte a queste misure, a cui vanno ad aggiungersi sul territorio cittadino le situazioni del Ferrotel e dell'ex Socrate, strutture occupate pacificamente ma prive di alcuni servizi essenziali come acqua ed elettricità. Sulla vecchia scuola in particolare è in discussione un progetto di recupero che andrebbe a ribaltare l'accordo con cui Emiliano affidò a un gruppo somalo la struttura. È stato arrestato a Bari, si era nascosto in casa di alcuni connazionali, il 25enne afghano Hakim Nasiri, sospettato di far parte di una cellula terroristica. I militari dei carabinieri del ROS e del nucleo investigativo di Bari lo cercavano da ieri mattina dopo la decisione della Cassazione che aveva confermato l'arresto per il 25enne Nasiri, attualmente in carcere a Bari. Era stato fermato a maggio scorso con l'accusa di terrorismo internazionale e poi scarcerato dopo 3 giorni. Voli da Bari diminuiscono i numeri ma aumentano i costi, mettendo in seria difficoltà chi viaggia per diletto ma soprattutto chi viaggia per lavoro. Una partenza improvvisa, un'esigenza immediata di raggiungere altre città italiane come Roma. 481 i chilometri che separano la capitale dal capoluogo pugliese. Tra la macchina e i pullman, tra cui gli ultimi arrivati, Flixbus e i treni, il mezzo più veloce, si sa, è l'aereo. Ma quanto viene a costare un volo di andata e ritorno? Prendiamo come esempio questo weekend. La scelta delle compagnie ricade necessariamente su Alitalia e Ryanair, le uniche due che effettuano voli diretti. Nel primo caso, partendo dalle 6.30 da Bari di domani e tornando alle 9.15 di domenica 9, viaggiando in classe Economy Light, ovvero la più conveniente, il costo è di 232 euro, ma se provassimo a optare per orari più comodi il costo salirebbe 389 euro. E stiamo parlando della classe più economica. Se scegliessimo l'Economy Flex, ovvero la prima classe, si arriverebbe anche a spendere 844 euro. Ma proviamo a cercare un volo sul sito della Ryan, la compagnia low cost, che ha deciso però da questa settimana di tagliare la tratta pomeridiana, causa aumento del 14% dei costi aeroportuali imposti dai aeroporti di Roma. Si è passati dunque da 38 a 28 voli settimanali. Si può viaggiare di prima mattina o in tarda serata, ma tornando al costo del biglietto si va da un minimo di 76,29 a un massimo di 143,61 euro, decisamente più economico rispetto all'Alitalia, ma con orari certamente più sacrificati. Voli in partenza da Bari, troppo costosi, un anno fa circa era partita la campagna, nulla insomma è cambiato, soprattutto per le aziende che in questo momento cercano di rimettersi in pari, questo cosa significa? Beh, rimane un problema. Ora, da tutte le interlocuzioni fatte, si sostiene che il problema è un problema di prenotazione, cioè quanto più riesci a prenotare presto il volo, tanto più riesci ad avere una tariffa conveniente. Il problema nostro, abbiamo posto più volte, è che in realtà proprio per le opportunità di lavoro che oggi devi cogliere al volo, no? Non puoi programmare per tempo, abbiamo questa necessità di lavorare a breve. Anche il treno rappresenta una buona possibilità, però in particolare io ieri, con tutti i problemi che c'erano, tutte le tratte erano completamente piene del treno, quindi non c'era possibilità di viaggiare. Un imprenditore medio quanto può arrivare a spendere in un mese? Se è un imprenditore che lavora in tutta l'Italia e ha necessità di raggiungere
le zone dove sta intervenendo, in un mese parliamo di qualche migliaio di euro, tranquillamente qualche migliaio di euro, perché basta un paio di tratte avanti e dietro, già facilmente arrivi a 1.000 euro. Quindi se in un mese sicuramente puoi viaggiare anche 2 o 3 volte, arrivi a spendere somme assolutamente importanti. E torniamo al nostro live con una delle eccellenze baresi per la innovazione. Vediamo se siamo in grado di collegarci con Roberto Maggi. Roberto. Bene Cristina, siamo di nuovo all'interno della Meeting Planner con Maddalena Milone. Parlavamo prima di innovazione, quegli aspetti molto curiosi di come organizzate e progettate degli eventi, si aggiungono anche degli altri aspetti. Spesso quando andiamo a un convegno vediamo dei banchetti bellissimi e tanta roba che avanza e diciamo è un vero peccato. Voi che cosa avete pensato di fare? Noi abbiamo aderito da subito all'iniziativa di Federcongressi organizzata in collaborazione con Banco Alimentare ed Equevento, che è un progetto nazionale denominato Food for Good e quindi mira al recupero del cibo non utilizzato appunto negli eventi e nei congressi. E quindi ci siamo subito attivati, io sono delegato Puglia di Federcongressi e sempre accolgo con grande entusiasmo tutti i progetti che Federcongressi ci propone a livello nazionale e abbiamo attuato proprio questo recupero del cibo. Abbiamo contattato un'associazione tramite Banco Alimentare, un'associazione sul territorio, proprio qui barese, non la conosceva, si chiama Avanzi Popolo 2.0 e li ringrazio e con loro da subito si è instaurata un'ottima collaborazione. Loro ci hanno indicato l'ente caritatevole a cui poter devolvere appunto il cibo e proprio alla fine del pranzo c'è l'ente caritatevole insieme ad Avanzi Popolo vengono a ritirare tutto il cibo. Ovviamente ci sono delle linee guida per la conservazione e per il trasporto in modo tale che qualcun altro possa godere di quello che non è stato consumato. E vedo che avete anche ricevuto un premio anche legato a questo tipo di attività, un po' per ribadire anche che organizzare un evento significa, anzi fare attività di impresa, significa anche guardare con un occhio anche al proprio territorio, cercare di far sviluppare o di aiutare comunque di sostenere il proprio territorio. Assolutamente, durante l'ultima convention nazionale tenutasi a fine marzo a Riva del Garda, siamo stati premiati durante la cena di gala per aver diffuso anche qui al sud il progetto Food for Good. L'augurio che mi faccio davvero, scusami se rubo 30 secondi, è che tutti lo facciano perché è semplicissimo, non costa niente, anche le strutture alberghiere possono promuoverlo verso le organizzazioni anche non del territorio che organizzano eventi qui appunto a Bari, in Puglia, nel sud in generale, per poter attuare questa pratica davvero semplicissima. Bene, ringrazio Maddalena Milone della Meeting Planner per averci ospitato all'interno della sua azienda, sperando che questo invito quindi venga colto da più agenzie, da aziende, tutte le aziende possibili accolgano appunto questo invito. Grazie a voi. A te Cristina. Grazie Roberto, grazie ai tuoi ospiti. Oggi la cerimonia di chiusura della seconda edizione del Master Safety and Security in Mare nell'auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza. Vediamo. La sicurezza in mare e la salvaguardia delle vite al centro di un master che ha messo insieme laureati dell'Università degli Studi di Bari e la Legione Allievi della Guardia di Finanza. 42 in tutto i partecipanti, tra civili e personale militare, che questa mattina hanno ritirato l'attestato di partecipazione al master superato da tutti con successo. Un percorso breve ma intenso, come l'ha definito il rettore Antonio Ricchio, che ha tenuto una lectio magistralis sul tema della tutela dell'interesse economico-finanziario strettamente legato al mondo marittimo. Un diritto come quello della vita e dell'ambiente quando si parla di mare, luogo di scambi economici e culturali, ma anche luogo in cui la vita viene spesso messa in gioco. E proprio il contrasto dei fenomeni illeciti transnazionali è stato materia di studio nel corso del master, che verrà senza dubbio replicato e a cui se ne aggiungeranno altri, come quello sui reati ambientali sul sistema marino, che partirà subito dopo l'estate. Ma ciò a cui sia la Guardia di Finanza che l'università puntano è la creazione di una laurea triennale aperta non solo al corpo, ma a studenti civili perché possano ottenere titoli utili ad affrontare concorsi pubblici, come ha dichiarato il comandante della Legione Allievi, il generale Vito Straziota. I lavori in corso parlamentari stanno sempre più proiettando i ruoli delle varie forze di polizia verso una sorta di crescita formativa che sia in grado di raccogliere le sfide sempre molto impegnative che il contrasto al crimine ci offre ogni giorno.
E adesso vi lascio le previsioni del tempo, ma restate con noi per il focus. Parleremo dei rischi della rete per le adolescenti, sempre più spesso vittime di pedofili. Il meteo è offerto da La Disa, mangiare bene, in grandi numeri. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Nel corso di questo venerdì si rinforzerà ulteriormente un campo anticiclonico dall'Atlantico verso l'Europa centro-meridionale, alta pressione che comincerà ad abbracciare anche buona parte d'Italia. Soltanto al pomeriggio qualche disturbo interesserà ancora l'Appennino centro-meridionale, le isole maggiori e l'estremo sud, con il rischio di qualche piovasco isolato temporale in dissolvimento già nel corso della serata. Vediamo anche il dettaglio relativo alla copertura nuvolosa che ci mostra ancora degli addensamenti frequenti in prossimità delle isole maggiori e all'estremo sud, ma questa nuvolosità nella seconda parte della giornata inizierà ad allontanarsi dall'Italia, ampie schiarite sul resto della penisola. Per quanto riguarda quindi il dettaglio, notiamo un cielo in gran parte sereno, poco nuvoloso, ad eccezione di questi addensamenti di cui vi parlavo poc'anzi, responsabile di qualche piovasco nelle ore pomeridiane, ma la tendenza è al miglioramento. Le temperature torneranno a salire su valori ancora superiori alle medie stagionali, le massime spesso saranno superiori ai 20 gradi, soprattutto in Valpadana e le zone interne del medio-alto versante tirrenico. Con questo è tutto, per aggiornamenti dettagliati seguiteci su trebimeteo.com. Il meteo è stato offerto da La Disa Che Bontà, il nuovo modo di mangiare, secondo tradizione. Bentrovati in diretta dagli studi di Telebari, parleremo dei rischi della rete soprattutto per i minori. Lo faremo con la nostra esperta, la dottoressa Domenica De Iaco, assistente sociale del progetto Giada, il servizio di psicologia dell'ospedaletto Giovanni XXIII di Bari. Buonasera e benvenuta. Grazie a voi. Allora, parliamo dei rischi del web partendo dalla notizia di stretta attualità, e cioè dall'arresto del postino barese che sotto falso profilo adescava minorenni sulla rete. Non entreremo naturalmente nel merito delle indagini della polizia postale, ma è certamente una notizia che accresce le paure e le preoccupazioni dei genitori con figli adolescenti. Sì, sicuramente è una giusta preoccupazione, il motivo stesso che ci porta oggi a parlarne è perché purtroppo il livello di allarme cresce sempre di più e quindi è un problema che bisogna attenzionare tanto dalle istituzioni quanto insomma da tutta la comunità. D'altronde adescare sulla rete è più semplice che farlo per strada, non solo perché ci si rende praticamente, diciamo, invisibili, si crede di agire in anonimato, ma anche perché si innesca proprio la disinibizione, cioè la libertà di linguaggio non vedendo l'interlocutore. Sì, in realtà non è soltanto una disinibizione del linguaggio, in realtà purtroppo questo fenomeno, che è, come dicevo prima, è sempre in crescente aumento, è strettamente legato all'uso sempre più smodato da parte degli adolescenti delle nuove tecnologie. Ogni loro relazione ormai è tecnomediata e le ricerche stesse, insomma, ci dicono che la maggior parte di loro ha uno smartphone, un tablet, e attraverso questi strumenti relazionano con i ragazzi, con i propri coetanei, ma molto spesso l'anonimato costringe, porta a delle situazioni di pericolo, perché dietro sedicenti, adolescenti, in realtà ci sono dei malintenzionati. Allora, dottoressa, qual è l'età più a rischio? Parliamo di adolescenti, però probabilmente c'è una fascia più a rischio, anche perché si è abbassata l'età per quanto riguarda appunto l'uso di supporti informatici e l'accesso, dell'accesso alla rete. Sì, diciamo l'uso delle nuove tecnologie si sta abbassando sempre più, però diciamo che il pericolo di adescamento coinvolge quasi sempre gli adolescenti in una fascia tra i 12 e i 17 anni, preadolescenti e adolescenti.
Perché siamo in una fase molto particolare dello sviluppo, no? È una fase dell'età in cui la sessualità, la conoscenza dell'altro attraverso anche il rapporto sessuale è centrale. E poi c'è anche, non dimentichiamo, la necessità da parte degli adolescenti di creare una propria identità differenziandosi dalla famiglia, e questa poi li porta ad essere sempre connessi con i loro amici sulla piazza reale e virtuale, e queste due situazioni, insomma la curiosità per tutta la sfera sessuale nonché la necessità di interagire sempre con i propri pari e il differenziarsi poi dal contesto familiare, li porta ad essere più audaci, più intraprendenti e alle volte non a considerare i rischi che in internet purtroppo si possono incrociare. Allora, sulle precauzioni da prendere, soprattutto da parte dei genitori, ne parleremo dopo. Torniamo alle forme di adescamento. Sono diverse, esiste il grooming, un termine inglese che sta per tecnica di manipolazione psicologica, per indurre i ragazzini, insomma, ad instaurare appunto una relazione di fiducia con la vittima, da cui lo scambio di foto e video che poi purtroppo renderanno ricattabile il minore. Sì, lei ha egregiamente introdotto, insomma, le varie tipologie di violenze online, diciamo. Solitamente con grooming e con cyber sex, la seconda, diciamo, per voler essere un po' poi più precisi. Poi spiegheremo cos'è anche il cyber sex. Sì, assolutamente sì. Parliamo di violenze online riferite sempre ad una relazione tra un adulto e ad un minore. Invece il sexting solitamente è una forma di violenza che ha come attori soprattutto gli adolescenti. Per entrare nello specifico, sì, lei è stata già abbastanza precisa, nel senso che purtroppo l'adescamento online avviene sempre tra un adulto che all'inizio, insomma, non si rivela tale, e un minore attraverso le nuove tecnologie, blog, chat, social network. E il grooming di cui lei parlava è appunto questa capacità straordinaria da parte dell'adescatore, questa abilità esatto, di entrare nella relazione con l'adolescente, di riuscire a carpire la sua fiducia fino a portarlo in una situazione sentimentale, di affettività. E in questa particolare fase non di rado accade che l'adulto, sì, diciamo, riveli la propria età anagrafica, ma nonostante questo, nella relazione ormai creata di fiducia, di confidenza, anche alle volte una relazione affettiva, il minore decide comunque di rimanere in relazione. Una fase molto delicata, perché si instaura appunto questo rapporto quasi affettivo, quindi il minore adescato mostra parti del suo corpo nudo e poi chiaramente diventa ricattabile nel momento in cui magari decide di interrompere questa relazione, sì, virtuale. Sì, diciamo che una volta entrati i due soggetti, entrati in confidenza, solitamente il soggetto adulto tenta di far scivolare le conversazioni proprio sulla parte sessuale, in modo da aprire poi un varco a possibili incontri offline. E appunto in questa fase più intima abbiamo il cyber sex, cioè la video ripresa, diciamo, con la webcam dei minori in situazioni di intimità, insomma, più prettamente della sfera sessuale. Ed è ricorrente anche il fatto che una volta consumato l'abuso, l'obiettivo dell'adescatore poi è quello di ottenere il silenzio della vittima.
Attraverso la minaccia, sicuramente. Vorrei aggiungere però che le immagini carpite in questa situazione di confidenza e intimità molto spesso non vengono utilizzate soltanto dal manipolatore, ma entra nella rete e molto spesso vengono anche tenute, diciamo, trattenute da delle banche. E questo è importante ribadirlo? Sì, perché questo ci porta anche a ragionare sull'altro fenomeno di cui stavamo parlando, no? Il sexting. Il sexting, come dicevo prima, è invece una forma di violenza online che solitamente si svolge tra pari. Solitamente in una relazione di coppia i ragazzi usano corteggiarsi mandandosi immagini, foto di intimità. Solo che poi accade che o nella situazione in cui la relazione si interrompe, queste possono essere immagini che portano, insomma, la vittima ad essere ricattata, e quindi poi scendiamo anche nell'altro fenomeno del cyberbullismo, però insomma, lo vedremo tra poco, lo tratteremo tra poco. Io la interrompo anche perché stiamo assistendo ad un altro fenomeno. I pedofili, gli adescatori, spesso si spacciano anche, lo abbiamo visto con gli ultimi fatti di cronaca, per agenzie di moda. Cioè adescano ragazzine chiedendo se sono disponibili magari a mandare foto per poi partecipare a concorsi di bellezza. Ecco, ricordiamo, sicuramente questa fa sempre parte di un rischio tipico dell'adolescenza, ma non solo. È un rischio che i nostri ragazzi corrono perché la società, insomma, possiamo dire che la nostra società è una società molto dell'apparire, in cui gli obiettivi della moda o della bellezza sono, diciamo, gli obiettivi principali per molti ragazzi. E quindi questo porta facilmente a cadere nella rete degli adescatori. Quindi quello che possiamo dire è che anche le ragazze, insomma, che hanno come obiettivo, come fine questo mondo, devono sempre stare molto attenti a come utilizzano la rete, a chi inviano le proprie immagini e soprattutto che tipo di immagini vengono richieste. Dunque, ci sembra di capire che l'invito ai genitori e agli adulti, e su questo l'associazione, il progetto Giada ha promosso anche un programma di sensibilizzazione, educazione, insomma, nelle scuole, e limitare il più possibile l'uso, l'accesso alla rete ai minori, soprattutto se magari lasciati soli per diverse ore della giornata. Limitarlo non tanto, perché sarebbe una controtendenza rispetto a quello che è ormai l'epoca dell'era digitale. E allora, quali le precauzioni? Quindi quello che noi abbiamo tentato di fare, e ci è stato dato l'opportunità dalla Regione Puglia, è quello di fare un programma di prevenzione. E la prevenzione è sempre, diciamo, lo strumento principe per evitare che poi delle situazioni gravi poi si vengano a creare. Noi abbiamo pensato 4 anni fa ad un programma che vede coinvolti i ragazzi, ma attraverso i loro insegnanti. È un programma di prevenzione contro i pericoli del web. Ed è un programma che coinvolge, diciamo, le scuole, e sono 4 anni ormai che facciamo formazione, poi lavoriamo con i ragazzi. In base alla vostra esperienza, la interrompo, sono aumentate le denunce da parte dei genitori? No, quello che... Allora, le denunce... Si rivolgono spesso comunque chiaramente alle istituzioni per avere comunque un sostegno psicologico? Allora, diciamo così... che il programma di prevenzione sviluppato nelle scuole, questo programma appunto dal titolo Teen Explorer, ha dato la possibilità ai ragazzi di avere una maggiore capacità critica di quelli che sono i rischi online, quindi una maggiore conoscenza e una maggiore, speriamo, capacità di poterli fronteggiare.
Invece, per quanto riguarda i genitori e gli insegnanti, quello che siamo riusciti a fare, crediamo di aver alzato un po' il livello di allarme e soprattutto avergli dato degli strumenti per lavorare insieme ai ragazzi. E questo è già un obiettivo importante raggiunto, insomma, lavorando in un'ottica di prevenzione, dunque è necessario muoversi comunque in una dimensione educativa che tenga conto anche di bisogni affettivi e sociali degli adolescenti. Esattamente, quindi non demonizzare mai la rete, assolutamente no, ma dare un uso consapevole. Esatto, dare la possibilità ai ragazzi di farne un uso adeguato, consapevole. Io la ringrazio per essere stata con noi, ringraziamo la dottoressa Domenica Degliacqua, assistente sociale del progetto Giada, grazie per essere stata con noi e a voi grazie per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di serata. Buonasera.